Ci senti, direttore? Male, ma mi Te sento. Voi mi la ricordi sentite? quella litigata di 2 anni fa al Come telefono? no? Me la ricordo benissimo. Era il 22 dicembre. Io ero nel parcheggio di Mediaset perché stavo per entrare in uno studio televisivo per registrare un programma fine anno con dei ragazzini down che mi aspettavano e tu mi facessi queste telefonate e io effettivamente ho fatto la figura che mi hai fatto fare giustamente nel libro del Cerbero, del direttore Cerbero che si oppone e in effetti era così perché io in quel momento come dire, ero come tutti quanti, no? In un flusso di notizie che andava tutto in un'unica direzione. Eppure avendo inventato, fatto una trasmissione che si chiamava Fuori dal coro, quando il flusso è così forte è difficile andare fuori dal coro. Allora ci vuole una visionaria, come sei stata definita da autorevoli colleghi come te, ad accendere un faro e capire che c'è un'altra direzione. Però io ritengo che a quella telefonata io attribuisco un grande valore, perché come tutte le cose, come si dice, come tutte le cose nuove, i cambiamenti di direzione, richiede un grande coraggio che tu hai avuto, una grande capacità di vedere il futuro, una grande capacità visionaria che tu hai avuto, ma richiede anche di procedere con molta cautela, perché come tu sai ci siamo avventurati in terreni minati e io la cosa che rivendico al nostro lavoro, del lavoro che tu hai fatto e che abbiamo fatto anche insieme ad altri colleghi, è quella di essere andate su sentieri nuovi, inesplorati, senza però mai cadere nell'improvvisazione, nelle trappole anche, nei tranelli, perché noi ci siamo avventurati in un mondo difficile. Quello che c'era in quel momento era un clima, ed è questa la prima cosa. Vorrei dirvi solo due cose che mi lasciano questa. Una è questa, che è proprio l'eredità di questa telefonata, di quella telefonata di quella sera. Poi in quel momento lì, è che spiega anche il mio atteggiamento spaventato, noi eravamo in un clima di terrore. Noi abbiamo fatto le prove tecniche del terrore. Ed eravamo vittime del terrore. Allora noi abbiamo avuto la forza, anche grazie alla tua telefonata, e poi grazie al lavoro, al coraggio di aprire un piccolo faro in quel terrore. Ma era difficile ed eravamo tutti, e molti lo sono stati per molto tempo, e molti, ahimè, lo sono ancora, vittime un po' di quel terrore. Un terrore, prove tecniche di terrore. Ma ti ricordi che quella telefonata si basava sui medici delle terapie domiciliari. Ma ti ricordi la paura fottuta che hanno avuto i medici a venire a esporre? Perché se uno si esponeva e diceva che curava i malati, se un medico veniva in televisione a dire che curava i malati, veniva messo all'indice, veniva sospeso dall'ordine. E io ho le telefonate nella testa, oltre che con la telefonata, ho nella testa le telefonate con tutti i medici che dicevano: io non posso venire a parlare, io non posso venire a parlare, e ringrazio quei medici coraggiosi che invece ci hanno messo la faccia, penso ad Andrea Mangiagalli, penso al dottor Stramedi, penso insomma a tanti che ci hanno messo la faccia, a tanti che ci hanno messo la faccia, penso naturalmente a chi ci ha messo la faccia ed è stato sommerso poi da una valanga di critiche e non ha retto, penso al professor De Donno, penso al professor Garavelli, che è stato messo al bando per aver partecipato a una riunione pubblica. Noi abbiamo vissuto un clima di terrore. Noi abbiamo vissuto le prove tecniche del terrore. Guardate, è importante perché io, poi sugli aspetti tecnici siete tutti più bravi di me, ma sugli aspetti della comunicazione, guardate che è lo stesso meccanismo che poi si applica anche in altri campi. Questa, diciamo, è stata la prova tecnica generale, ma se poi voi vedete le tecniche di comunicazione durante la crisi della guerra, era la stessa cosa. Cioè, noi siamo arrivati alle liste dei servizi segreti sui putiniani, perché bastava che uno dicesse, al di là di comune, ma bastava che uno dicesse, forse non è giusto inviare armi in Ucraina, e veniva indicato nelle liste dei putiniani. Ed è la stessa cosa che si sta applicando nel tema del terrore dell'ambiente, perché basta che uno ti dica: oh, attenzione, perché guardate che forse passare alla carne artificiale, alla carne prodotta in laboratorio, conviene a Bill Gates, ma non conviene a noi, e diventa un pericolo pubblico. Ecco, allora dire si possono curare i malati si diventava pericolo pubblico. E
Questa era la mia paura in quelle ore, quella era la mia paura di quella, in quella telefonata, e quella è stata la tua bravura di rompere quella mia sicurezza, di buttarsi avanti e poi di andare avanti su quella strada. La seconda cosa che voglio dire, quindi prove tecniche di terrore è stata, la seconda cosa è che noi, grazie a quella telefonata in avanti, abbiamo provato a rompere quello che è stato un grande muro di menzogne. Perché purtroppo noi abbiamo visto nelle negli atti dell'inchiesta di Bergamo, che ha aperto, diciamo, una breccia, abbiamo sentito il vice ministro Sileri dire, i giornalisti mi chiedevano, e io devo mentire. Ma come devo mentire? Il devo mentire, guardate che quel io devo mentire può essere scritto come la parola chiave. Devo mentire, hanno dovuto mentire dai contratti firmati in Europa segreti e ancora per buona parte segretati, hanno dovuto mentire sulle chat della Ursula von der Leyen con il capo di Pfizer, che ancora non sono note, nonostante le chieda la Corte dei Conti Europea, cioè la Corte dei Conti Europea chiede di rendere pubblica dei dati e non vengono resi noti dei dati che riguardano la nostra salute e i nostri soldi. Cioè si comprano dei farmaci che riguardano la nostra salute con i nostri soldi, ci obbligano a prendere quei farmaci con i nostri soldi e non ci dicono che cosa c'è dietro. È una cosa. E guardate, il tema della bugia è stato grandioso. Noi quello che stiamo svelando in questi giorni con i documenti dell'AIFA è che c'era una menzogna programmata. I dati non si davano. Anche quando c'erano ma non si davano. La regione Emilia-Romagna fa uno studio sugli effetti avversi il 18 gennaio, l'AIFA che dice bisogna che le regioni pubblichino i dati, quando vede i dati, siccome i dati non gli piacciono e li vuole usare lei, si fa 10 giorni dopo, dice non si pubblicano più i dati regionali. Ci sono i dati sugli effetti avversi dell'AIFA, li ho mostrati ieri sera. C'è una tabella, siccome c'era un dato che usciva fuori dalla media, c'è scritto di bianco, io non lo pubblicherei, e quello che viene pubblicato è una tabella con una casella vuota, cioè spariscono i dati, è stata una grande costruzione sulla base della menzogna. Vi ricordate che si mentiva in conferenza stampa ufficiale sul numero dei ricoverati nelle terapie intensive, nomi e cognomi sono abituati, Franco Locatelli va in conferenza stampa e dice non ci sono vaccinati sopra i 59 anni in terapia intensiva, mentre ce ne erano secondo i dati stessi dell'Istituto Superiore della Sanità. Si è mentito sul maxi menzogna sul Green Pass. Si è fatto credere con il Green Pass che le persone vaccinate non si contagiavano e non contagiavano. L'ha detto un presidente del Consiglio in una conferenza stampa ufficiale, l'ha detto un vice ministro in Parlamento, in una sede istituzionale, e lo si è detto sapendo, perché c'erano i dati che non era vero. E quindi è stata una grande costruzione basata sulla menzogna, sulla bugia. Sulla bugia io devo mentire, eletta a guida di comportamento. E in questo credo che il nostro lavoro sia stato fino adesso, ma lo sia ancora di più d'ora in avanti, importante per smontare quel castello di bugie, cosa che tu, Carangela, hai cominciato a fare prima di tutti noi e che mi auguro continuerai a fare anche dopo, perché il castello di menzogne va abbattuto, e va abbattuto perché, come dicevo prima, non vale solo per quello che è passato, ma per quello che è stato sperimentato e che può essere applicato. La compressione delle nostre libertà, la compressione della democrazia, parliamo in un luogo simbolo della nostra democrazia e quindi è la cosa più cara che abbiamo, si è dimostrato come con la logica del terrore, della menzogna, si possa opprimere la nostra libertà e la nostra democrazia. Ed è questo, se dà un valore straordinario al nostro lavoro, è proprio quello di poter invece batterci per la libertà, ma sbagliando, perché chi cerca io dico sempre che chi cerca di percorrere strade inesplorate è più comodo ripetere i ritornelli, no? Se uno ripete la filastrocca che gli detta, la ripetono tutti uguali, non sbaglia mai. Chi cerca la via
è più facile che possa commettere anche qualche errore, per questo diceva da pericolosa, per questo ho urlato e urlerò ancora tante volte con te e con tutti gli altri per cercare di commettere meno errori possibili, ma penso che il compito che abbiamo, che tu hai svolto e che, ripeto, ti auguro con tutto il cuore di continuare a svolgere, è fondamentale non solo per l'informazione, ma per la democrazia che questa sala, in questa sala oggi rappresentiamo. Grazie, grazie direttore. Tu hai avuto comunque il coraggio di ascoltare e chiaramente poi di cambiare opinione, perché il problema è stato che noi abbiamo avuto e abbiamo ancora adesso persone che non hanno neanche il coraggio di ascoltare. Tu hai ascoltato ed erano 2 anni fa. Adesso, ancora adesso, c'è gente che non riesce neppure ad ascoltare. Ah, a me dice... Sì, no, sì. L'altra cosa che giustamente dice nel libro, che è l'altro elemento chiave, secondo me, che vale la pena sottolineare, è che in questi giorni sta venendo fuori in modo, come dire, evidente e palese, è la prostituzione della scienza alla politica. La politica è una cosa meravigliosa, lo dico perché appunto parliamo di una sede politica, ma la scienza, che è stata venduta come scienza indipendente, autonoma, lo dice la scienza, non deve piegarsi alla volontà del ministro di turno. E invece questo è quello che è successo. Ci hanno venduto come scienza quella che erano scelte politiche. Le scelte politiche devono essere politiche, devono essere dichiaratamente politiche. E sulla politica ci si discute, sono le idee e si dibatte. Sulla scienza non può essere fatta passare come scienza una scelta politica. E invece è evidente, se si leggono sempre dagli atti della Procura di Bergamo gli scambi di chat, gli scambi di messaggi tra il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Brusaferro e il ministro Speranza, è evidente che buona parte delle decisioni che venivano prese, la scienza veniva usata per coprire delle decisioni che venivano prese. Le scuole vanno chiuse perché abbiamo deciso politicamente di chiudere le scuole e la scienza dà una copertura. Poi dopo si dice però fuori che è la scienza. Questo è stato l'altro grande orrore. Aver stuprato, come dici tu, la scienza, averla usata in nome di un'altra cosa. La politica, ripeto, è una cosa nobilissima, non può essere cambiata da una scienza. E la scienza non può diventare dogma, non può diventare religione, non può essere calata dall'alto. La scienza è dubbio, la scienza è domanda. Io mi chiedo ancora una volta come è possibile che si possa spacciare per scienza la cancellazione dei dati. Io voglio avere tutti i dati a disposizione, la scienza è conoscere tutti i dati. E invece si spaccia la scienza come dogma per trattare i cittadini come dei bambini. Questo è quello che succede. Perché guarda, anche quello che sta emergendo in questi giorni dalle carte è che io posso essere anche il più convinto sostenitore dei vaccini, ma devo essere messo in grado, devo essere informato. Non mi puoi nascondere che non ci sono ricerche, non puoi far partire la vaccinazione sui soggetti fragili senza prima dirmi che non ci sono studi sull'efficacia di quei vaccini sui fragili. Non puoi far partire la vaccinazione dei fragili senza dicendomi l'efficacia è magra perché si è decisa così in una sede che non è facile e mi nascondi i dati. Perché guarda, ma vale per qualsiasi cosa, è qui lo stupro della scienza. Se io stasera vado da un medico perché voglio avere tutte le informazioni, poi posso decidere e devo essere messo in grado di prendere una decisione, che è una decisione rischiosa, e non è che siccome c'è la pandemia deve essere annullata la possibilità dell'individuo di scegliere, la possibilità dell'individuo di avere tutte le informazioni e di decidere sulla propria vita. Invece questo è stato fatto, ed è stato fatto, lo ripeto, stuprando la scienza. E questo è stato l'altro grave crimine, lo possiamo chiamare così, che è stato fatto durante questi anni di pandemia, oltre a quelli che dicevo prima, messa in discussione della nostra democrazia e della nostra libertà. Per cui anche su questo, ripeto, in nome della scienza sono stati fatti delle cose obbrobriose, quindi tentare di mantenere la luce del dubbio, delle domande. Io credo che le nostre virostar si arrabbiano sempre quando noi
poniamo dei dubbi, dei dati, portiamo dei dati, delle domande. E invece un vero scienziato non può avere paura dei dubbi, delle domande, non può rimanere fermo al dogma, alla scienza trasformata in religione. Anche in questo il lavoro che tu hai fatto nei tuoi libri, che abbiamo fatto con le trasmissioni, è, diciamo, un piccolo granello, mi rendo conto che noi siamo piccolini di fronte al fenomeno gigantesco che abbiamo affrontato, ma che va in questa direzione. Grazie, grazie direttore, e possiamo annunciare che appunto verrai a Roma il 14 aprile e non mancherai. Ecco, 14 aprile a Palazzo Valentini ci sarà appunto Mario Giordano e riparleremo di questi temi. Grazie davvero, grazie. Ciao, ciao, ciao.